di nuovo, bentornati su Vinolo. Mi fa piacere oggi fare questa mini degustazione su un vitigno che non avevo mai esplorato, che sarebbe il Viura o Viura, adesso non so, diciamo, bene come si pronuncia, francamente. So che in Spagna lo chiamano anche Macabeo, e in particolare, infatti, questo vino è un vino spagnolo. La casa è Viña Real, è una casa fondata nel 1920. Questo è barrel fermented, quindi è un vino che fa barrique. Mi pare di aver letto anche che sia un tipo di coltivazione vegana. Stiamo parlando della regione della Rioja, famosa per i vini rossi. È un vino che ho acquistato insieme a un'altra partita di vini sul sito vinatis.it. Se vi interessano i vini, soprattutto francesi, infatti io ero andato lì proprio per cercare dei Syrah, volevo un po' approfondire il Rodano, quindi ho comprato un po' di Syrah, che tra l'altro sicuramente assaggeremo insieme. E però loro vendono anche vini stranieri, perché è comunque un sito francese. Quindi tra i vini stranieri ci sono gli spagnoli, ci sono i cileni, ho comprato anche qualche cileno, e ci sono gli italiani. Gli italiani, vabbè, li compro in Italia magari. E quindi oggi per caso ho stappato questo Viña Real perché mia moglie me l'ha chiesto per sfumare la calamarata che ci andremo a mangiare insieme. Ho detto, ma proviamolo, dico, tanto sono tutte cose nuove, e quindi lo andiamo anche a provare insieme a voi. Allora, questo è un vino che io ho pagato su Vinatis, dove tra l'altro c'erano delle offerte, si chiama la Fiera del Vino, degli sconti fino al 50%. Questo di listino stava a 6,70 euro. Per un vino che fa barrique, devo dire che già è veramente un prezzo molto molto interessante. Inoltre credo di averlo anche pagato con uno sconto, c'è stato lo sconto del nuovo cliente, insomma non lo so alla fine quanto l'ho pagato, ma sicuramente un prezzo molto basso rispetto diciamo alla tipologia di allevamento, di affinamento e di coltivazione che ha questo vino. L'abbiamo versato, andiamo a vedere questo colore, che è questo bel paglierino luminoso tendente al dorato, ma ancora diciamo un po' sul fieno. Andiamo a sentire che tipo di aromi esprime questo vino. Ecco, si sente una bella mandorla che ricorda quasi quasi alcuni verdicchi. Ci sentono i fiori gialli. Sono degli aromi, devo dire, non troppo complessi, ma nello stesso tempo piacevoli. Ci si ritrova un pochino di salvia, di vagamente qualche erba officinale, ma insomma è un naso non troppo complesso. Andiamola ad assaggiare. Il sorso è pieno, si percepisce vagamente un certo, devo dire, un certo pepato, qualche speziatura data dal legno, credo, no? E c'è una buona salivazione, quindi c'è una bella acidità. Il Viura o Viura dà dei vini che possono anche essere invecchiati fino a 10-15 anni, quindi da un certo punto di vista, infatti, io ho detto all'inizio, ricorda un po' i verdicchi, anche da questo punto di vista, in effetti, c'è qualche assonanza. E devo dire che ha un bel sorso pieno, c'è tanta materia, e per un vino che sta sotto i 7 euro, addirittura scontato questo secondo me sotto i 6, è un ottimo, devo dire, un ottimo acquisto. Quindi vale la pena a volte anche andare fuori dal territorio nazionale. Questo è un vino che fa 13 gradi, e appunto zona Rioja, quindi siamo Spagna, la parte diciamo centrale un po' più a nord, e noi ce lo facciamo con questa bella calamarata, con un calamari, quindi frutti di mare appena sporcati con dei pomodorini freschi, che secondo me ci sta molto bene. Alla vostra salute, e non dimenticate di mettere un bel mi piace. Ciao.